Ministro Garavaglia, Presidente Fedriga, turismo asset fondamentale per l'Italia e per Friuli Venezia Giulia. Assolutamente, tra l'altro Friuli Venezia Giulia quest'anno ha avuto numeri incredibili, ha superato il 2019 da maggio in poi, da che finalmente siamo riaperti totalmente. Peccato per Pasqua, si poteva fare qualcosa di più, ma il ministro Speranza era dell'idea di tenere tutto chiuso. Fortunatamente non farà più il ministro della salute, quindi possiamo pensare con serenità all'inverno e alla prossima stagione dal punto di vista turistico. Sì, la stagione è stata straordinaria, devo dire. È chiaro che ci attendono nuove sfide, sicuramente la parte dell'energia è una parte che anche gli operatori ci hanno sottolineato, ma il governo sta intervenendo, serve un forte ovviamente intervento europeo, però devo dire che ho visto anche nelle categorie l'ottimismo nel guardare al futuro, credendo in questo territorio, credendo in nuovi investimenti. La Regione Friuli Venezia Giulia sta investendo moltissimo nella promozione del territorio, di tutto il territorio, in modo coordinato con Io Sono Friuli Venezia Giulia, e questo devo dire ha portato sul nostro territorio una forte capacità attrattiva, quindi di questo ne siamo contenti, ma è chiaro che un lavoro di squadra che parte dalle istituzioni per arrivare agli operatori del settore. Ministro, il brand Italia è un brand che attira in tutto il mondo o c'è ancora da lavorare? No, il brand Italia è fortissimo, tra l'altro abbiamo fatto anche delle promozioni del brand, per esempio la promozione con Eurovision, che dopo le Olimpiadi è la manifestazione più vista al mondo. Noi per la prima volta abbiamo sponsorizzato Eurovision facendo delle pillole tra una canzone e l'altra, mostrando tutta Italia e non solo i singoli grandi attrattori. Ha avuto un riscontro molto positivo, però possiamo fare molto di più, perché l'Italia è prima nei desideri a gennaio, siamo i più desiderati al mondo, poi però siamo solo quinti negli arrivi di stranieri a consuntivo a dicembre, quindi guardando il bicchiere mezzo pieno significa che abbiamo enormi margini di miglioramento.